sono Beatrice. E io sono Valentina. Siamo due studentesse di economia qua a Pavia. Abbiamo scelto il corso di studi in amministrazione e controllo finanza aziendale. Perché avete scelto di venire a studiare proprio qui a Pavia? Allora, io non sono di Pavia, vengo dalla provincia di Lecco e ho scelto di venire a studiare qui a Pavia perché Pavia è una città universitaria. È fatta proprio su misura per noi studenti universitari e inoltre offre un sacco di possibilità agli studenti sia in sede che fuori sede. Abbiamo delle borse di studio, delle mense e molti collegi, residenze, campus dove poter alloggiare. Io personalmente alloggio presso un collegio e sono molto contenta di questa scelta perché mi permette di venire a contatto con tantissime ragazze provenienti da tutta Italia, anche dall'estero, e quindi di avere un confronto con loro e di crescere insieme sia personalmente che culturalmente. Perché avete scelto invece proprio il vostro corso di studi? Ritengo che il nostro corso di studi offra delle discipline davvero interessanti sia a livello teorico che a livello pratico e penso anche che le offerte lavorative al di fuori dell'università siano molte. Infatti si può diventare un dirigente, un revisore, un commercialista. Io personalmente vorrei diventare una commercialista e proprio per questo sono contenta che l'Università di Pavia abbia una convenzione con i dottori commercialisti e gli esperti contabili. Noi che ci laureiamo a Pavia, infatti, abbiamo delle agevolazioni, possiamo essere esonerati dalla prima prova per entrare nella sezione B dell'albo. Qual è invece secondo te un valore aggiunto che l'Università di Pavia può offrire a uno studente di economia? L'Università di Pavia permette di svolgere un percorso di studi internazionalizzato, nel senso che ti permette di svolgere un periodo all'estero sia di studi che di stesura della tesi o di tirocinio. Questo sia grazie ai programmi Erasmus che altri bandi che vengono pubblicati periodicamente dall'università. Si può studiare sia in un paese dell'Unione Europea che in paesi al di fuori dell'Unione Europea. Ad esempio ci sono dei ragazzi che riescono ad andare in America o addirittura in Australia. Inoltre alcuni studenti dell'Università di Pavia seguono i corsi dello IUS, che è una scuola di studi superiori universitari, che ormai è gemellata con la scuola Sant'Anna e la scuola normale di Pisa, che permettono di approfondire alcune tematiche seguendo dei corsi multidisciplinari e seguire così un percorso di eccellenza. E avete intenzione di continuare i vostri studi qui con la magistrale a Pavia? Sì, io ho intenzione di fare la magistrale qua a Pavia. Ho intenzione di fare la magistrale in MENE, ossia Economia e Legislazione d'Impresa, che è una delle due lauree in italiano che abbiamo qua a Pavia, oltre a MIGI, che è Economia e Gestione dell'Impresa. Anche io ho deciso di continuare il mio percorso di studi a Pavia, però non sono ancora decisa sul percorso da intraprendere perché o sceglierò MELI oppure MID, che è invece una delle due lauree magistrali in lingua inglese, perché con MIB si può intraprendere e con altre lauree magistrali si può scegliere sia il programma di doppia laurea che il programma della laurea plus. Con il primo si ottengono al termine del percorso di studi due lauree, una in Italia e l'altra nel paese estero in cui si è svolto il secondo anno, e invece con la laurea plus si possono svolgere dei tirocini, due tirocini della durata di 6 mesi in delle grandi imprese. Bene, vi ringrazio per la vostra disponibilità e le vostre risposte e vi auguro buona fortuna per il vostro percorso universitario. Grazie. Grazie.